a tutti ragazzi, siamo su Gran Turismo Sport e siamo pronti per affrontare la sfida missioni fase 5. Dopo che l'ultima volta abbiamo completato totalmente la sfida missioni fase 4 aggiudicandoci tantissimi argenti, per esattezza 6 argenti e 2 bronzo, quindi è andata abbastanza bene. Siamo pronti per affrontare la prima sfida missione partecipando alla gara. Questa volta andremo a utilizzare una VRX, ma certo, perché no? E dobbiamo allora, per fare un bronzo dobbiamo completarla in 14 secondi e 100, per un argento 13.400, per un oro 12.900, aggiudicandoci 3.000 crediti, 7.000 crediti o con l'oro 11.000 crediti. Allora, è una sfida a tempo in una cornice speciale al volante di un'auto grado B. Siamo pronti a bordo della nostra Subaru. Spalanchiamo l'acceleratore. Eccoci qua, attenzione. Ah, è proprio una curva e via. Cazzo, attenzione. Argento, argento, grande. Subito, cominciamo bene. Anche se abbiamo fatto un errore, cacchio ragazzi, se non sbattevo praticamente mi facevo un oro così fresco fresco. Ok. Siamo pronti per avviare la fase 2. Vediamo di che cosa si tratta la fase 2. Ok. Questa volta dobbiamo aggiudicarci, è una gara, quindi dobbiamo cercare di vincere questo pezzo di tracciato che poi non è neanche completo. Dobbiamo continuare la nostra posizione, dobbiamo migliorare la nostra posizione fino alla linea del traguardo. Non è consentito il contatto con le vetture, quindi questa è la cosa più difficile in assoluto. Per aggiudicarci un settimo posto, per aggiudicarci un bronzo bisogna essere almeno settima posizione, con 3.000 crediti, argento 7.000 e oro 11.500 crediti. Cambiamo la visuale ragazzi, perché sennò con questa macchina non ci vedo niente. Siamo pronti, si parte ragazzi. Dobbiamo evitare il contatto con le vetture, perché se no terminiamo la gara veloce veloce. Ecco, il contatto c'è stato, non so se mi è stato dato una penalità o se è stato talmente minimo, adesso non riesco a leggere in questo momento, o se è stato talmente minimo da non penalizzarci. Nel frattempo stiamo cominciando a mangiare terreno e guadagnando più posizioni man mano che giriamo. Sorpasso all'esterno e sorpasso all'interno, alla grande ragazzi. Attenzione, davanti a noi un Alfa Romeo 4C, bellissima tra l'altro. Settima posizione, siamo già in fase bronzo. Guida veramente benissimo sta macchina. Oh, quinta posizione, ci aggiungiamo il bronzo, dai, direi che non è andata poi così male. Bellissima gara, dai. Cacchio, questa macchina si guida veramente bene, era una piuma da usare, veramente molto bella. Ok, bene, abbiamo la prossima fase 3. Andiamo di Subaru nuovamente ragazzi. Questa volta è un circuito completo, siamo negli Stati Uniti, in Willow Springs International Raceway. Allora, bronzo 5.000 crediti per un terzo posto, argento 9.000 crediti per aggiudicarci un secondo posto e chiaramente in oro sono 15.500 crediti, quindi cerchiamo di spalancare, io punterei all'oro chiaramente. Quindi vediamo. Inizia la gara. E vai di derapatona subito. Davanti a noi una Mustang GT. Fuori pista.
Vai, vai, vai. E levati dal cacchio. Il freno a mano, ragazzi, ce la siamo fatta questa curva. Nel frattempo continuiamo a prendere posizioni. Siamo in quinta posizione, dobbiamo arrivare almeno terzi, vi ricordo, ragazzi, per aggiudicarci almeno il bronzo e completare la gara. Facciamo un taglio un po' scorretti. Nissan GTR davanti a noi, bellissima. Di fianco a noi, ce la stiamo combattendo fianco a fianco. Scusa. Siamo in terza posizione, ragazzi, qui davanti a noi. Prima di cominciare il terzo giro abbiamo molto vicini il primo e il secondo posto. Quindi spanachiamo a tutto gas, cerchiamo di recuperare, ragazzi. Scusate, ragazzi, mi sono distratto e nel frattempo facciamo questo errore, ma possiamo ancora recuperarlo. No, non volevo sbatterti addosso, scusami. Visto che ci sono ormai, ormai ti sorpasso. Attenzione. Di freno a mano, ragazzi, di freno a mano. Lungo, lungo. Vai, 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 vai. Ormai è completata, ragazzi. Ormai è completata. Completata al secondo posto, aggiudicandoci un altro argento, ragazzi. Comunque, dai, stiamo migliorando nelle sfide missioni. A parte questa gara che è stata un po' sporca, ma nel senso stiamo migliorando, che ultimamente ci stiamo beccando un bel po' di argenti. E la cosa mi comincia a piacere. Comunque, andiamo avanti e facciamoci la sfida numero 4, ragazzi. E a bordo sempre della nostra Subaru, vediamo di cosa si tratta. Siamo in Northam Isle Speedway interno. Non so cosa sia, ma noi ce la giochiamo. Cerca di concludere la gara ottenendo almeno il bronzo, grazie al cacchio. Allora, bronzo 4.000, argento 7.000, oro 12.000. Siamo pronti. Avviamo quest'altra garozza. Sul bagnato finalmente. Allora esiste la pioggia in questo gioco. Oh, non è stato un granché. Ok, da un lato sono contento che non è andata a buon fine, così ce la riproviamo. Ok, ci riproviamo. Stavolta andiamo bene, però. È bello che ci sono i cartelli blu luminosissimi. Niente, non la completiamo neanche stavolta, quindi la rifacciamo. Questa volta però cerchiamo di essere più competitivi. Questa volta cambio visuale. Riproviamoci, cacchio, ragazzi, dobbiamo riuscirci però, eh.
Argento, ragazzi. Argento. Questo è argento. Bella, bella. Però, devo dire la verità, sta pioggia non è che sembra così tanto reale per quanto riguarda sulla vettura. Perché io, ragazzi, mi ricordo in Dirt 4 che quando pioveva sulla macchina si vedeva la pioggia sui vetri dappertutto e tra l'altro che schizzava dopo che sbatteva sulla vettura. Quindi, vedremo, dai. Forse magari era pioggerella che non si vedeva più di tanto. Non lo so. Comunque, ragazzi, concludiamo qui questo video e ci vediamo al prossimo match. Vi ricordo, ragazzi, che Gran Turismo Sport uscirà tutti i venerdì alle ore 17.30 e tutte le domeniche alle ore 11.30. Mi raccomando, non mancate, spolliciate se vi è piaciuto il video, commentate e fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate. Grazie a tutti per il vostro ascolto, ciao a tutti.